Calciomania, vieni. Thank you.
Thank you.
Amici sportivi, buongiorno dallo Scarfiotti Scorpion di Potenza Picena, dove oggi andrà in scena la nona edizione del torneo Friends Cup organizzato dalla Union Potenza Picena in collaborazione ovviamente con l'amministrazione comunale e con lo sponsor, il main sponsor, i due sponsor principali della manifestazione, la Kobo e la King Sport, che hanno patrocinato questa interessante giornata giunta alla sua, come detto in avvio, nona edizione, una due giorni interessante dove stanno vedrà impegnate numerose società anche professionistiche. Nel caso andiamo proprio ad elencare le squadre che partecipano a questa nuova edizione di questo torneo interessantissimo, anche seguito da numerosi addetti ai lavori, perché parliamo di giocatori nati negli anni 2008 per i non professionisti, invece per i 2009 per le società professionistiche presenti oggi qui al Potenza Picena. Andiamo proprio con le squadre che stanno in campo dopo che hanno fatto la consueta presentazione iniziale. Allora, le squadre partecipanti sono le seguenti: abbiamo la Dive Group, la Calciomania di Sant'Eramo, la Free Time Azzurro di Bari, l'Experia Monopoli, la Potenza Picena, la Vigor Senigallia, la Peregrinze di Montegranaro, la Fermana Calcio, la SS Lazio, la S Roma, l'Atalanta Bergamasca Calcio e l'Internazionale Football Club. Andiamo anche ad elencare qual è il programma odierno per quanto riguarda le partite appunto di oggi, con nel campo Asta per iniziare fra pochi minuti Inter Experia Monopoli, mentre nel campo B ci abbiamo l'esordio odierno del Potenza Picena contro l'Atalanta, Atalanta Bergamasca Calcio. Vediamo che le squadre stanno per fare il suo ingresso in campo, le telecamere hanno già puntato la formazione dell'Inter che sta per appunto affrontare la Monopoli Bari.
giornata soleggiata qui a Potenza Picena, ci sono tutte le condizioni per giocare questo interessantissimo torneo, davvero una bellissima iniziativa quella che sta portando avanti il Potenza Picena da ben 8 anni, considerato che la prima edizione fu disputata a Montelupone. Tutto pronto anche per quanto riguarda la classe arbitrale, che vediamo a centrocampo, stanno a centrocampo con le casacche fluorescenti offerte dal sponsor, come detto prima in avvio, King, che patrocina e sponsorizza questa giornata, questi 2 giorni. Ricordiamo che anche ieri c'è stata una fase preliminare dove si è giocate diverse partite. Si stanno riempendo anche pian piano gli spalti del Scarfiotti Scorpion di Potenza Picena, che ieri ha registrato un buon numero di presenze. Ovviamente la manifestazione richiama non solo genitori e quant'altro, ma anche, ripeto, addetti ai lavori, perché siamo in un'età interessante dove già ci si possono mettere gli occhi su questi interessantissimi ragazzini che stanno per scendere in campo. Ci stiamo preparando per questo inizio mattutino. Nel frattempo fumogeni anche da parte dei genitori tifosi del Potenza Picena, che anche questa mattina hanno dato via un po' di colore in tribuna accendendo delle torce colorate per sostenere i propri figli, ragazzi, se così si può chiamare. Squadre pronte, vediamo l'Inter che stanno al centro per entrare al centro del campo. Arbitrerà nel campo A il signor Serpilli. Inter Xperia Monopoli inaugurerà nel campo A la giornata odierna, nel campo B il Potenza Picena sarà opposto all'Atalanta. Sfida subito molto dura per i ragazzi del duo Durastanti Piangiarelli, che affronteranno una delle squadre favorite per la vittoria finale, ovvero l'Atalanta. Inter e Xperia Monopoli al centro del campo, le squadre sono scese in campo in questo istante, che stanno effettuando il saluto di inizio gara con l'arbitro Serpilli al centro delle due compagini pronto a dirigere questo incontro. Dall'altra parte c'è stato anche il saluto dell'Atalanta e del Potenza Picena, che si affronteranno nel campo B.
andremo a vedere insomma queste due partite in diretta streaming, come stiamo facendo da circa una ventina di minuti. C'è il saluto con le due squadre che ora faranno il proprio ingresso in campo, saluti rituali prima di questo esordio odierno di Atalanta e Xperia Monopoli. Ricordiamo l'Xperia Monopoli alla prima sua apparizione in questa Friends Cup, mentre l'Atalanta ormai è una vecchia conoscenza. Come dal resto lo è l'Inter, che ha già vinto questa manifestazione negli anni precedenti. Gara iniziata in questo istante, ovviamente noi seguiremo il campo principale con l'Inter che è subito pericolosa, con una conclusione che va a finire fuori. Buongiorno, si riparte, sono in scena sul campo A Inter Xperia Monopoli, mentre sul campo B Atalanta Union Figena. Inter in avanti e c'è il vantaggio. Inter che sblocca subito il risultato nelle prime battute di gioco con un bel gol realizzato dal numero 13. Con un gol di Balumen, come il nostro speaker ci ricorda in questo istante, quindi Inter 1 Xperia Monopoli 0, con il vantaggio della formazione nero-azzurra avvenuto pochissimi istanti fa con Egumen, ragazzino davvero molto interessante, l'abbiamo visto anche ieri all'Opera, è un giocatore che ha il gol facile. C'è la reazione ora dell'Xperia che cerca di venire a portare qualche pericolo in avanti, fasi di gioco con l'Inter che riesce a venirne fuori e a ripartire con il proprio portiere. Avanzano i nerazzurri di Milano. Cross al centro, palla invitante per un giocatore dell'Inter che cerca di girarsi, però non trova la porta, molto bravo, buona iniziativa da parte del numero 9 dell'Inter. Si riparte con il portierino Lamanna, portierino dell'Xperia Monopoli.
L'Inter riprende il possesso della sfera con Adamao. Ancora l'Inter che alleggerisce per il proprio portiere con il numero 4 Garulli, che ha alleggerito verso il proprio portiere Fumagalli. Lungo lancio per il numero 10 Cassano, palla al centro e c'è una, non c'è una deviazione, sembrava corner. Riparte l'Xperia Monopoli con il proprio portiere Lamanna. Nel frattempo nel campo B Atalanta in vantaggio sul Potenza Picena con gol di Agamanno. Quindi Atalanta 1, Union Picena, Potenza Picena 0. Ancora l'Inter che manovra, siamo sempre 1-0 per la formazione di Milano con una buona iniziativa, il numero 5 Adamao. Riesce però un giocatore dell'Xperia ad intercettare, ancora l'Inter in possesso di sfera. Ricordiamo che siamo in diretta streaming, potete collegarvi con il sito direttamente, tutto in diretta, esclusivamente in diretta, questa nona edizione della France Cup. E l'Xperia Monopoli in avanti, esce Fumagalli e interrompe un'azione interessante della scusate, formazione pugliese dell'Xperia Monopoli. Parte ancora l'Inter in avanti con una buonissima iniziativa del numero 13 che mette al centro, non arriva però sulla battuta. Bellissima iniziativa del numero 13 Egudmenu, stesso giocatore che ha anche realizzato il gol, ma nessun compagno era pronto ad ribadire in rete. Bella iniziativa di questo giocatore, veramente interessante. Ancora l'Inter in avanti, c'è il ritorno però dell'Xperia che va a chiudere questa iniziativa della formazione nerazzurra. Ricordiamo, nel campo B l'Atalanta conduce sempre per 1-0 sul Potenza Picena in questa gara iniziale. L'Xperia cerca di reagire e di rispondere al gol di Egumenu. C'è un calcio di punizione in favore dell'Inter, già battuto velocemente, attenzione a questa iniziativa dell'Inter, il cross al centro ancora per Egumenu che non arriva. I pugliesi dell'Xperia possono ripartire, ma c'è il pronto e deciso intervento di Adamao che interrompe l'azione. Riparte l'Inter con Garulli, ancora Egumenu che ritorna prepotentemente sulla sfera e la riconquista. Iniziativa ancora dell'Inter che riprende il possesso della sfera. Ripartenza Xperia, c'è un calcio di punizione per un fallo su un giocatore pugliese da parte del numero 9 Bruno dell'Inter. Attenzione, già battuta. Sempre 1-0 qui al campo A fra Internazionale e Xperia Monopoli. Sull'altro campo l'Atalanta è sempre in vantaggio per 1-0 sull'Union Picena. Allora l'Atalanta va in avanti, anzi c'è stato il raddoppio in questo istante dell'Atalanta, ci comunicano dalla regia interna, quindi Atalanta 2 Union Picena 0 nel campo B, mentre la gara che stiamo seguendo in diretta fra Inter e Xperia Monopoli è sempre sull'1-0 per la formazione dell'Azzurra, che ora va a battere un calcio d'angolo battuto in questo istante. Ancora Adamao che riconquista la sfera
però c'è l'intervento di un difensore della formazione pugliese che butta la palla, getta la palla in fallo laterale per l'Inter, sempre in fase d'attacco. Terza rete nel frattempo, ci comunicano nel campo B dell'Atalanta, quindi Atalanta 3 Union Picenna 0, Inter in avanti, cross di Adamao, palla che rimbalza nella piccola area e poi c'è un corner per la formazione nero-azzurra, batte Cassano, numero 10 dell'Inter. Cross al centro, palla che rimbalza in aria, nessun intervento da parte di un compagno, la palla rimane sempre, il pallino rimane sempre in mano alla formazione nero-azzurra che la cerca di riportare ancora un ulteriore pericolo in area. C'è stata una buona iniziativa del numero 6, attenzione però all'Inter che va alla conclusione sporcata da parte di Garulli. Ancora l'Inter in costante attacco, tiro dalla distanza, palla che va abbondantemente al lato, quarta rete intanto ancora dell'Atalanta che sta dilagando nel campo B contro la formazione di casa dell'Union, risultato che sembrava scontato già nelle prime battute e quindi pronostico confermato nel campo B. Adamao, ancora Inter che manovra, Osmanovic, però c'è un intervento ancora di un difensore, la riprende Egumenu, Adamao, cross al centro per Egumenu, palla che rimbalza un po' e poi c'è una deviazione ultima di un giocatore dell'Xperia Monopoli che getta la palla in corner, ennesimo corner battuto in modo anche veloce da parte dell'Inter, iniziativa di un giocatore nero-azzurro, esattamente il numero 4 Garulli, ma c'è stato l'intervento di un difensore dell'Xperia che cerca di ripartire e di cercare di poter provare ad agguantare il pareggio. Fino a questo momento Inter assoluta padrona del campo senza rischiare niente, la formazione nerazzurra conduce per 1-0. Ancora Garulli per Egumenu, non aggancia l'attaccante dell'Inter e ripartono i pugliesi. Speri ancora l'Inter, bravissimo Garulli che dribbla un paio di avversari, ma c'è l'intervento di un difensore, di un giocatore dell'Xperia che va intelligentemente anche a guadagnare una rimessa dal fondo. Siamo ormai alle battute finali, ricordiamo i punteggi, campo A Atalanta 1, Xperia Monopoli 0, nel campo B Inter 1, Xperia 0, nel campo B Atalanta 4, 1 Pigiana 0. Ancora l'Inter con un tiro e c'è il 2-0 firmato da Cassano Riccardo, un grande destro che non lascia scampo al portiere La Manna dell'Xperia, lo possiamo rivedere anche in replay, un gran bel gol, quindi l'Inter il raddoppio della formazione nero-azzurra ad opera di Cassano, quindi Inter 2, Xperia Monopoli 0, ovviamente tutto questo nel campo A. Finale di primo tempo con l'Inter che nel campo A conduce per 2-0, come abbiamo potuto vedere in diretta streaming sull'Xperia Monopoli. Nel campo B l'Atalanta è in vantaggio per 4-0 sul Potenza Picena Union. Squadre stanno per ritornare in campo. Riprende il secondo tempo nel campo A con l'Xperia che batterà il calcio d'avvio
Nel frattempo si stanno riempendo anche le tribune dello Scarfiotti. Ovviamente la giornata di oggi consentirà un grande afflusso di pubblico, anche perché poi sarà la volta di altre società, di altre squadre, tipo la Lazio, la Roma, la Fermana e tutte le altre squadre che stanno per scendere in campo nella mattinata. L'Inter in avanti ancora, guadagna un corner il numero 2 Mezzanotte, giocatore dell'Inter che è subito ripartita all'attacco. Ricordiamo poi nel campo a seguire ci sarà l'incontro fra Free Time Azzurro e Calciomania. L'Inter a condurre ancora le danze. Onore comunque anche all'Esperia Monopoli che ha disputato un discreto primo tempo. C'è questa iniziativa subito fermata dal signor Serpilli per un'irregolarità, di calcio di punizione per un fallo su un ragazzo dell'Esperia Monopoli. Non abbiamo i numeri perché sono coperti, riusciamo a vedere ora il numero 10, dovrebbe essere Benedetti Davide, traspare il numero dalla pettorina e quindi c'è questa punizione che va a battere Benedetti. Il tiro va abbondantemente fuori dalla porta difesa dal portiere dell'Inter Fumagalli Riccardo. Ovviamente Inter con tutti 2009 in campo, ovviamente è obbligatorio alle società professionistiche partecipare con un'annata in meno, c'è un'annata inferiore scusate a quella prevista. Ora c'è una occasione fallita da parte dell'Inter, un tiro che andava fuori di poco da parte del numero 8 Osmanovic, non è riuscito ad inquadrare la porta. Speria in avanti, cerca una conclusione, bella iniziativa della formazione pugliese che cerca di poter riaprire l'incontro. C'è però il pronto intervento della difesa nerazzurra che sventa il pericolo, ma ancora la palla rimangono in mano ai pugliesi che cercano ancora una interessante iniziativa. Bravi però i ragazzi di mister Cometa che stanno cercando di onorare al meglio e di affrontare con il giusto spirito una squadra ovviamente favorita alla vittoria finale, ovvero l'Inter, senza patemi e senza paura soprattutto. Ora l'Inter in avanti ancora, attenzione a questo contropiede, ancora Osmanovic tutto solo, il tiro, la traversa dice no al giocatorino nero-azzurro. Nel frattempo quinto gol dell'Atalanta, 5-0 sull'Union Potenza Picena. Attenzione, c'è un fallo ravvisato dal signor Serpilli, quindi calcio di punizione per l'Esperia Monopoli. L'Inter si riporta in avanti con il numero 3 Pirola, conclusione però che termina abbondantemente al lato. Sesto gol dell'Atalanta che sta dilagando nel campo B contro la formazione di casa dell'Union, 6-0 per la formazione di Bergamo. Ancora l'Experia che cerca di venire in avanti, di giocarsi le sue carte in questa gara che vede l'Inter in vantaggio per 2-0. Non ha demeritato però la formazione di Cometa che sta cercando, come detto, di poter riaprire questo incontro. Ancora l'Inter in possesso di sfera, attacco di Cassano, ripartono i nerazzurri, Osmanovic e ancora l'altra parte al centro ancora per un giocatore dell'Inter, ancora Osmanovic cerca il controllo, supera l'avversario, la palla al centro, arriva dietro di con una grande conclusione il numero 7 Pellecchia, ma viene deviata la sua conclusione a rete da un giocatore dell'Experia. Quindi ennesimo corner per l'Inter che conduce sempre in modo meritato 2-0 sull'Experia. E corner ancora va corto, Osmanovic, Pellecchia.
l'intervento di un difensore molto bravo del Xperia Monopoli che cerca di ripartire in contropiede, però viene fermato una volta ancora da un giocatore dell'Inter. La palla rimane però sui piedi della formazione pugliese, ma non c'è ancora nessun... Attenzione a questa palla persa da parte del portiere Fumagalli, accorciano le distanze i pugliesi, quindi Inter 2, Xperia Monopoli 1. Rete che apre questo interessante match. Il gol firmato dal numero 11 Termite Giuseppe, che ha riaperto questo interessante incontro che vedeva l'Inter avere la meglio sul Monopoli. Attenzione ancora all'Inter in avanti, c'è la bella parata in tuffo di Lamanna, riparte la formazione pugliese. Bell'incontro veramente qui nel campo A oggi fra Xperia Monopoli e Inter. Il gol di Tramite ha riaperto la contesa con l'Inter che comunque tiene il possesso della palla e è in mano questa partita. Attenzione ancora all'ennesimo cross al centro, la combinazione Osmanovic, Mezzanotte, ancora l'Inter, il cross al centro che praticamente va a finire sui piedi del numero 7 Pellecchia. E c'è l'intervento di Termite che va a mettere in corner per l'Inter, ennesimo corner che va a battere Osmanovic, numero 8. Battuto al centro, c'è una palla che rimane preda poi del portiere Lamanna del Monopoli, nessun giocatore dell'Inter è riuscito a approfittare. Attenzione al ritorno della formazione ospite del Monopoli con ancora Tremite che cerca di mettere pericolo alla formazione dell'Inter, cross al centro, però è bravissimo il portiere Fumagalli. Ancora l'Xperia che cerca di riprendere in mano la situazione, ma l'Inter è padrona del campo in questo momento, nonostante c'è stato veramente il ritorno importante della formazione pugliese che sta cercando fino alla fine di dar filo da torcere a questa corazzata. Ancora Inter in avanti, l'ennesimo cross al centro per Osmanovic, l'intervento provvisorio della difesa della formazione O dell'Xperia che però termina in fallo laterale. Bella partita. C'è l'Inter ancora con il numero 7 Pellecchia, esce Lamanna, Inter ancora pericolosa, avvicina la terza marcatura, non c'è corner, quindi si riparte con la rimessa dal fondo. Tutto per tutto Xperia Monopoli in questi minuti finali. Attenzione all'intervento prodigioso del numero 5 Adamao che va ad interrompere un'iniziativa interessante e pericolosa, ma attenzione al Xperia con Tremita, ancora lui, sempre lui, tiro, palla che viene salvata sulla riga e poi c'è il pareggio, e poi c'è il pareggio inaspettato e anche a nostro avviso abbastanza meritato della formazione del Xperia Monopoli con una conclusione sotto misura. Quindi 2-2, veramente gara interessante, tutta bella da seguire fino alla fine fra Xperia Monopoli e Xperia Monopoli. Marcatore del pareggio, se non andiamo errati, ci è sembrato il numero 7 De Bari. Attendiamo conferme dalla regia interna. Comunque 2-2, l'Xperia Monopoli riprende la gara dopo essere andata sotto di due reti. Attenzione all'Inter che è sempre pericolosa e vuole ora assolutamente cercare di tornare in vantaggio, palla al centro, clamoroso però non aggancia Pellecchia da due passi, stop sbagliato e tiro da dimenticare proprio a due passi dalla manna che può solo che ora riprendere la palla, rimettere in gioco per la propria formazione. 2-2, veramente una bellissima partita nel campo A. Quando sembrava ormai scritto il risultato, c'è stato il ritorno importante e anche diciamo prepotente della formazione dell'Xperia Monopoli che ha giocato con grande attenzione a questa palla indietro. Nel frattempo c'è stato il pareggio di Benedetti dell'Xperia, il marcatore è Benedetti Davide, il numero 10 e non De Bari, quindi correggiamo il marcatore del pareggio dei pugliesi.
gol di Benedetti Davide, giocatore nato nel 2008. È rimasto a terra un giocatore dell'Inter, esattamente il numero 8, Osmanovic, che è oggetto di cure della parte, della sanitaria dell'Inter, un'inquadratura anche alla tribuna che si sta pian piano riempendo. Bellissima giornata a Potenza Picena oggi di sole, soleggiata, proprio le sono tutte le condizioni per questa giornata di calcio giovanile che anche quest'anno Potenza Picena ha voluto offrire a tutti gli appassionati, a tutti gli sportivi. Ovviamente si ricorda che la manifestazione terminerà nel tardo pomeriggio, l'ingresso è gratuito. Il ringraziamento va comunque sia ai due sponsor, la Cobo e la King, che hanno collaborato e hanno, diciamo, aiutato affinché questa manifestazione si svolgesse qui a Potenza Picena. Attenzione al contropiede dei pugliesi, c'è un intervento però sembra pulito, l'arbitro non fischia, lascia giocare il signor Serpilli, l'Inter riparte, sportivamente sembra fermarsi ma invece si continua a giocare, c'è qualche protesta nei confronti del direttore di gara da parte di qualche tifoso della formazione della Esperia Monopoli. Attenzione all'Inter, Cassano al centro, la palla supera il difensore dell'Esperia Monopoli, c'è il tiro del numero 11 Caritto che la riprende ancora, la rimette al centro, ma c'è l'intervento del difensore del Monopoli che la rimette, cerca di spazzarla via ma non ci riesce, Caritto ancora al centro, l'Inter pericolosa, cross al centro, la riprende il numero 7 Pellecchia, l'Inter vuole i tre punti, lotta con il cuore l'Esperia, bella iniziativa di Pellecchia, il cross al centro che attraversa tutta l'area, la riprende Cassano, deviazione, palla che rimane in aria, l'allontana un giocatore del Monopoli che si difende e cerca di portare a casa questo importantissimo pareggio che la vede con sul 2-2 contro l'Inter quando ormai tutto sembrava finito. Attenzione ancora all'Inter che non molla, tiro di Cassini non bloccato dalla manna, poi ancora il Xperia Monopoli che cerca di ripartire, di allontanare la minaccia, la palla rimane sempre sui piedi della formazione nerazzurra che la riperdono con gli ospiti, che con i pugliesi che cercano di andare via in contropiede. Ancora l'Inter sul possesso di palla, siamo alle battute finali, iniziativa ancora dell'Inter, l'ennesimo cross però da dimenticare di Cassano, la palla termina abbondantemente alta sopra la porta difesa dal portiere Lamanna Paolo, nato nel 2009. Si riprende con il rinvio del portierino pugliese con le mani. Attenzione però, termina ancora sui piedi di Cassano, dribbling che non viene perfettamente riuscito, non è perfettamente riuscito, termina in questo istante Xperia Monopoli Inter 2-2, bellissima partita, onore e merito alla formazione delle Monopoli che non ha mai mollato e ha portato via un pareggio importantissimo contro una corazzata destinata alla vittoria finale come l'Internazionale di Milano. 2-2, una grande veramente partita, bella bella davvero, da tutta da seguire, nessuna e ha regalato molte emozioni, 4 gol quando tutto sembrava scritto, c'è stato il grande ritorno dei pugliesi che hanno portato via un pareggio importante come dicevo in precedenza. Quindi termina nel campo A 2-2 tra Inter e Xperia, nel campo B c'è stata una valanga di gol dell'Atalanta che ha battuto, se non erro, 8-0 il Union Potenza Picena, squadra che ricordiamo ospita questa bellissima manifestazione di sport qui oggi allo Scarfiotti. Nel frattempo vediamo inquadrata la Roma che dovrebbe essere la prossima squadra
Mister Morelli dell'Atalanta, terza presenza a Potenza Picena in questa manifestazione, quindi un parere soprattutto sulla doppia giornata, sull'organizzazione, su quello che è, diciamo, su quello che è la Friends Cup qui a Potenza Picena, e poi diciamo un resoconto sulla propria attività e quello che fate a Bergamo. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringraziamo la società che ci ospita, gli accompagnatori che ci hanno veramente trattato in maniera incredibile. Una bellissima struttura, e in queste due giornate diciamo che ci è andata bene, nel senso che abbiamo giocato abbastanza bene con 3 vittorie, 0 gol subiti, quindi la nostra difesa ha retto molto bene gli attacchi degli avversari, e adesso aspettiamo la semifinale oggi pomeriggio. Ma comunque complimenti veramente a tutti, perché l'organizzazione, l'ospitalità, il calore con cui ci avete accolto è veramente una cosa incredibile per noi. Ecco, come si svolge la propria attività a Bergamo? Come è strutturata l'Atalanta in questa situazione con la squadra Pulcini, se non erro? Noi ci alleniamo 3 volte a settimana, poi giochiamo ovviamente weekend, il campionato, piuttosto che amichevoli, tornei, e nulla, cerchiamo di dare il massimo, visto che la nostra storia dice che per noi è importante portare i ragazzi in prima squadra, e quindi cerchiamo anche noi allenatori di dare il meglio possibile a questi ragazzi. Quest'anno abbiamo anche la Champions League, quindi per l'Atalanta è anche un motivo di orgoglio e si fa conoscere anche in Europa, no? Dopo tutti questi anni dove non ci siamo mai stati, ecco, quindi per noi è un grande motivo di orgoglio. Grazie. Grazie. Allora Luca. Ciao Marco, ciao Piero, com'è? Piacere. Com'è?
prima apparizione, vero? Sì. Allora, parliamo della partita adesso, che l'abbiamo fatta vedere in streaming in diretta. Perfetto. Se ci avete da farla vedere a Monopoli, ditelo. Sì, la stanno già vedendo tutti. È tutto collegato. Tranne ora col tecnico, che si scollegano tutti. Grazie, grazie Massi. Dammi l'ok, Luca. Piero Cometa, scusa. Mister. Mister Cometa dell'Xperia Monopoli, prima esperienza in questa Friends Cup di Potenza Picena. Ecco, un'impressione innanzitutto su quello che è l'organizzazione di questo torneo, come vi siete trovati, ovviamente come siete arrivati a questo torneo, e poi diciamo come lavorate, come è organizzata la vostra società. Beh, la nostra società è una società che è in piedi da 30 anni, siamo una scuola calcio elite, quindi lavoriamo benissimo sul territorio, ci siamo tolti qualche soddisfazione negli anni. Satalino, il portiere del Sassuolo, è frutto della nostra scuola calcio, Gian Domenico Emesto, ex Genova Napoli, è frutto della nostra scuola calcio, quindi è una bella soddisfazione per noi. Per quanto riguarda il torneo, ci siamo trovati benissimo, è la prima volta che veniamo, quindi è stata una bellissima esperienza. Mi piace tantissimo questa situazione, a differenza degli altri tornei, io vengo dalla settimana scorsa dalla Ravenna Cup, altra bella manifestazione, però a differenza degli altri tornei dove si gioca su un campo o sull'altro, qui è bello che ci siamo tutti concentrati su un campo, siamo tutti tanti colori, e che poi è la cosa più bella, che ci divertiamo. Ecco, questa penso che sia la cosa più importante. Tornando alla gara che abbiamo seguito in diretta streaming, ricordiamo che noi abbiamo oggi la diretta integrale, ecco, un pareggio inaspettato ma anche meritato visto quello che è successo in campo, d'accordo? Sì, sono d'accordissimo, anche perché per me è un motivo di grande orgoglio giocare con l'Inter, anche perché i ragazzi, noi non facciamo altro che quello che sognavamo noi da bambini, facciamo vivere a loro, che è la cosa più bella. Però i ragazzi il primo tempo hanno avuto un po' di paura, invece il secondo tempo hanno avuto la reazione, ed è stata una bella reazione, sono davvero orgoglioso di loro. Grazie, buon lavoro. Ciao. Oh, no. Sopra Mario. Si passa via sopra. Diretta streaming, capito? Monopoli che sta lotti avanti. Monopoli c'è 7 punti. Sta a vederla. Sì, ah. Dopo 7 punti. Però via, però scappa, perché ti scappa, cazzo. Ma se vedi, non ci vuole, tira via la seconda. Però loro siccome siamo nel secondo, sia la Roma che la Lazio. Non è cazzo, c'è allora. Permana in vantaggio sul campo di sulla fine del Senigallia per 1-0, il marcatore numero 8, Ruggeri. Riprendiamo la diretta streaming dal campo A, dove è in programma Roma Div Group. Siamo sullo 0-0 con i giallorossi che ora rimettono in gioco con il numero 16 Frani. Siamo sullo 0-0, ovviamente gara iniziata da una decina di minuti, se non erro. Ora c'è un intervento ancora in area di rigore da parte di un giocatore della Roma, ma ripartono con il numero 2 Proietti. C'è la parata del portiere, la dive, ripartono i giocatori in maglia bianco-verde. Numero 14, attenzione in avanti, e c'è una grande occasione per la formazione della Dive, che sbaglia da pochi passi.
Ah, sì, questo è il taglio. Sto qui la sua, non vedo. Dai, questi. Non vedo. Sì. Roma in avanti, riprendiamo ancora in rigorosa diretta. Conclusione del numero 2, Frani, che va abbondantemente al lato. Sempre 0-0 fra Roma e Dive Santeramo. Attenzione da Roma in avanti, c'è un tiro che però viene parato al portiere Lopetuso. Gioco fermo per un calcio di punizione, se non andiamo errati, in favore della Roma. Siamo proprio a due passi dalla porta difesa da Lopetuso. 0-0 ancora fra Roma e Dive Group. Ciao a telecamera. Punizione per la Roma, il tiro, la deviazione che poi rimane provinziale da parte di un giocatore della Dive che salva sulla riga di porta. Attenzione ancora la Roma in avanti, cross al centro basso, deviazione che però che viene allontanata da un giocatore della formazione O del Dive. Ripartono i giallorossi. Conclusione che va a sfiorare il palo da parte di Iachini Giulio, che non inquadra la porta. 0-0, non si sblocca il risultato sul campo A, Roma 0 Santeramo Group Dive 0. Ancora Roma in avanti, iniziativa del numero 17, palla che rimbalza in aria, il portiere poi del Santeramo Lopetuso riesce ad agguantarla. Portiere davvero interessante questo Lopetuso, già in un paio di circostanze si è distinto per una serie di parate. Ancora la Roma in avanti, ma c'è stato l'intervento del difensore della dei biancoverdi di Santeramo, che ripartono in contropiede. Roma bottonata, cerca di riconquistare la sfera, ci riesce in questo istante ancora con Frani. Tiro in porta da parte della Roma che poi non ritrova. Mister Chinelli dell'Inter, squadra che ha vinto per ben 5 volte questa manifestazione, e ovviamente lo scorso anno è la campione in carica, l'ennesima presenza in questo torneo. Ecco, impressioni e un giudizio su tutto quello che è la Friends Cup qui a Potenza Pigena. No, per noi è sempre bello partecipare a queste manifestazioni, a questa poi ci teniamo in particolar modo, viste come dicevi anche le già tante passate partecipazioni. E sì, come dici, siamo i detentori in carica, quindi quest'anno siamo a provare a difendere il titolo con la massima grinta ed energia possibile. Quindi devo dire che ci troviamo sempre bene, anche i rimandi degli anni passati a livello organizzativo ci siamo sempre trovati bene, e posso dar conferma anche per quest'anno, perché sono e saranno due giorni veramente, veramente positivi. Ecco, sarà una difesa del titolo
agguerrita, perché vedo che sia Roma e Lazio e anche Atalanta soprattutto cercheranno di strapparvi, diciamo, il titolo che avete conquistato l'anno scorso, quindi sarà una giornata tutta da gustare e un torneo da vivere fino alla fine. Ecco, invece, come si svolge la vostra attività a Milano? Questo ci interessa forse sapere di più a chi è a casa che ci segue in diretta streaming. No, la nostra attività è divisa sul lungo la settimana in tre allenamenti, quindi più quasi sempre il doppio impegno, quindi avremo il sabato i campionati e poi tutto un discorso di tornei amichevoli, test match la domenica. Per quanto riguarda la categoria 2009 abbiamo due gruppi per un totale di 36 giocatori e sono divisi, sono due gruppi omogenei, quindi senza alcuna distinzione tecnica. L'unica cosa che si può dire magari è che c'è un gruppo che possiede magari qualche giocatore un po' più nuovo, quindi magari un gruppo un po' più rodato e uno invece che ha qualche innesto in più. Però ecco, abbiamo iniziato a fine mese scorso e via, siamo solo all'inizio, ma ci sarà da divertirsi e da lavorare. Bocca al lupo e viva il lupo. Grazie. Thank you.
Riprendiamo con Roma Dive Group. Nel frattempo avevamo sentito i diversi allenatori, dal mister dell'Atalanta a quello dell'Inter, per finire con il mister del Monopoli Xperia. Riprendiamo in diretta, ovviamente rigorosa per streaming, anzi ringraziamo i nostri spettatori online. Attenzione, Roma in avanti, grande parata di Lopetuso che ancora una volta, come detto prima, si conferma portiere veramente interessante, non sfonda la Roma che ancora è sullo 0-0 con questa formazione di Santeramo. Ancora giallorossi alla ricerca del gol del vantaggio, si difendono con grande grinta e determinazione i ragazzi biancoverdi allenati dal tecnico, non abbiamo il nome sotto mano. Comunque c'è un corner adesso per la Roma che cerca di spingere, di cercare il gol del momentaneo vantaggio. Bella iniziativa con questo dribbling al centro da parte di Anzdei, se non vado errato. Riprende la sfera ancora la Roma, ma c'è un calcio di punizione per un fallo del numero 13 Oberti. Ripartono ancora i giallorossi che riconquistano palla sulla area di rigore, il cross al centro da parte del numero 11 Strata. A Lopetuso è ancora veramente eccezionale, agguanta la sfera, poi ripartono ancora i giallorossi che cercano di sbloccare il risultato. Ancora la Roma in avanti, un'ennesima iniziativa, il cross al centro, l'aggancio del capitano giallorosso, il numero 11 Strata, però non riescono ad... Attenzione a questo contropiede dei biancoverdi di Santeramo che si erano portati in avanti con la Roma tutta rivolta nella fase d'attacco. Ripartono ancora i giallorossi con... ancora il numero 13 Oberti, Strata al centro, dietro, gol! Clamoroso l'errore sotto porta della Roma che non riesce ad inquadrare da pochi passi la porta. Roma che non sfonda, ancora Strata, infaticabile, tiro deviato, corner ennesimo per la formazione giallorossa allenata dal mister Pallone Gabriele. Con la Roma, ennesimo corner, c'è un tiro dalla distanza ancora da parte della Roma che però termina alto. 0-0 fra Roma e Dive Group, altra partita interessante anche se i giallorossi hanno stradominato questo incontro senza riuscire a potersi portare in vantaggio. L'uscita di Lopetuso, palla che si inarca in area di rigore, ancora la Roma che cerca da tutte le posizioni di andare a concludere senza però ancora centrare il bersaglio. E infatti siamo sullo 0-0, pressing asfissiante dei romani. Attenzione alla Roma che viene in avanti, la palla al centro, la conclusione sporcata, ancora Roma pericolosa, ma sempre che siamo sullo 0-0, fallo da parte di un giocatore della Roma su un giocatore della Live Group. Esce con le cure del caso, sempre 0-0, non si sblocca. Roma Dive Group Santeramo.
Certo. Thank you.
Allora, con Toto Di Vella, responsabile dell'area tecnica della Dive Group, Dive Group Bari, scusa, Sant'Eramo. Alla prima presenza qua, alla prima partecipazione in questo torneo, ecco, un parere innanzitutto su quello che avete trovato, sull'organizzazione, sullo svolgimento, e dopo anche una battuta sulla vostra attività, come vi siete organizzati, insomma il modo di allenarsi e tutto quello che concerne la vostra attività giù a Sant'Eramo. Allora, se mi permetti, inizio dall'ultima domanda a cui rispondi. Siamo una società attiva nel territorio di Sant'Eramo in Colle, in provincia di Bari. Sono 7 anni che abbiamo iniziato l'attività di scuola calcio, contiamo circa 200 tesserati ed andiamo a coprire tutte le categorie a livello giovanile, sia dai piccoli amici agli allievi. Per quanto riguarda la manifestazione in corso, devo fare i grossi complimenti al signor Linardelli per l'organizzazione, al comune di Potenza Picena,
E niente, siamo stati anche fortunati a trovare queste due belle giornate di sole. Il confronto è la cosa principale in tutte le categorie, soprattutto nei bambini. Poi confrontarsi con realtà tipo Atalanta, Roma, Lazio e Inter, insomma, non capita tutti i giorni. Ecco, visto proprio, abbiamo seguito in diretta streaming la partita con la Roma, anche se non è stata commentata integralmente, un pareggio che vi dà particolare soddisfazione. Sì, ma al di là di tutto il risultato è quello, non che non ci interessa, è relativo. Giustamente poi bisogna dire che le nostre piccole realtà, quando incontrano realtà professionistiche, buttano il cuore oltre l'ostacolo. Pareggio e siamo contenti, ma soprattutto per i ragazzi che magari si rincuorano anche loro dopo questo pareggio qua. È stato un piacere. Grazie, grazie. In bocca al lupo e buona continuazione. Calciomania, dove è? Oh? Riprendiamo dal campo A con un derby tutto pugliese, Calciomania Bari, Free Time Azzurro Bari, quindi una stracittadina di due settori giovanili pugliesi, tutti entrambe di Bari. Partita iniziata in questo istante, ovviamente le maglie non consentono
consentono purtroppo di indossare la pettorina alla formazione del Calciomania. Subito free time, azzurro in avanti con un calcio d'angolo battuto in questo istante, palla che accarezza il palo. Quindi dicevamo, in questo campo derby tutto barese fra azzurra free time e Calciomania. Calciomania in maglia fluorescente, free time azzurro, maglia bianca con una banda celeste blu, come potete vedere dalla inquadratura ravvicinata. Fallo laterale battuto in questo istante, palla che rimane sui piedi della formazione del Calciomania. Va in avanti ora la formazione, cerca di alleggerire il... Ripartono i bianco-blu dell'azzurra time, che cercano di venire in avanti con un'iniziativa del numero 7, Buonamico. Rimane la palla, rimane oggetto del calcio balilla, che ripartono in contropiede. È impossibile riconoscere gli atleti perché la pettorina non consente di riconoscere il numero. Nel frattempo dall'altro campo la Vregrenza è in vantaggio sulla Lazio a sorpresa nel campo B. Ricordiamo che si gioca su due campi, come potete vedere anche nelle nostre immagini, in qualche circostanza appare il campo secondario. Attenzione all'azzurra free time che viene in avanti e guadagna un calcio d'angolo, l'ennesimo, il terzo se non vado errato, per la formazione della free time. Calcio d'angolo confermato dal signor Borsella, che dirige questa gara, questo derby tutto barese. E c'è il vantaggio della free time azzurro con il numero, vediamo di chi si tratta, direttamente su corner. C'è il vantaggio del numero 7. Vediamo il replay in attesa di conoscere il marcatore. Siamo in attesa di conoscere il marcatore che ha portato in vantaggio il free time, che è in vantaggio sul calcio balilla per 1-0. Rete di Morisco, quindi ce lo conferma anche la regia nostra interna. Morisco porta in vantaggio l'azzurra free time sul calcio balilla Bari, maglia fluorescente. Vengono ancora in avanti i bianco-blu, ma il suggerimento è troppo profondo, non riesce nell'aggancio un giocatore della free time. Ripartono i fluorescenti del calcio balilla. Alleggerisce per il proprio portiere. Ripartono ancora dalla propria area di rigore i bianco-blu, lancio in profondità troppo lungo per il giocatore della formazione della Levante Azzurro. Fallo commesso da un giocatore calcio balilla. Ripartono Levante Azzurro con il numero 3 Morisco, autore del gol che sta permettendo il vantaggio momentaneo alla formazione che è ora in possesso di sfera. Ancora un'iniziativa di Cosola. È un fallo ai danni ora di un
giocatore della Levante Azzurro, punizione ovviamente decretata dal signor Borsella. Direttamente in porta, euro gol, forse il gol più bello visto fino ad ora, e raddoppio della Levante Azzurro Bari, gran gol direttamente da calcio di punizione, da posizione davvero ragguardevole, gran gol, palla sotto al set. Marcatore numero, ancora lui, Morisco, doppietta, gran gol, veramente molto bello. Quindi 2-0 Levante Azzurro sul calcio Balilla Bari. Gol davvero molto bello di Morisco. Attenzione all'iniziativa del calcio Balilla, c'è un calcio di punizione non ravvisato. Sembrava che aveva fischiato il signor Borsella. Lascia giocare. C'è qualche protesta dalle tribune per questa punizione non ravvisata. Bellissimo davvero il raddoppio ancora di Morisco, che ha portato a 2 le reti della Levante Azzurro sul calcio Balilla Bari. Gioco fermo per un cambio di maglia che viene fatto in questo momento. Andiamo anche ad elencare il programma odierno. Ricordiamo che le finaline inizieranno fra poco. La finale è prevista per le 16:30 circa. Attenzione che è ancora Levante Azzurro pericoloso, la traversa 19 alla terza marcatura, davvero interessante questa formazione che sta letteralmente dominando sul calcio Balilla Bari. Traversa 19 ancora una volta. Sempre 2-0 free time sul calcio Balilla, che cerca ora di poter portare qualche pericolo. Fino a questo istante è stato inoperoso il portiere della free time, esattamente il numero 1 Cusumano Andrea, portiere nato nel 2008. Viene ancora in possesso di sfera il Levante, si allarga ancora il numero 11 di Cosola, cerca una azione, ma ancora sono i bianco-blu, bella parata questa volta del portiere della calcio Balilla, che si è disimpegnato veramente bene in una conclusione pericolosa, un diagonale velenoso deviato in corner, bravo il portiere, complimenti. Calcio d'angolo ancora sulla sfera di Cosola. Palla al centro, bella, tutto solo, non riesce ad incornare nel modo giusto l'invito di Cosola, bella palla al centro, posizione era veramente invitante, non è stato perfetto e preciso sotto misura un giocatore della free time Bari. Ah, ma il tiro a sera va in
perché non si è organizzato con la testa, perché non si è ancora la chi vuole prendere chi vuole Thank you.
Grazie.
Grazie a tutti.
Grazie.
finita. Beh, non è che la lasciamo dove la vado seduta. Dopo giocherete con loro. Almeno voglio vedervi sorridere, allegri. Così al vese a fronte di voi. Domani mattina che andrete a scuola, che facciamo? Emiliano.
Prima apparizione anche per la Lazio in questo torneo, Iannuzzi Ivano, allenatore dei 2008-2009 se non vado errato, quindi un commento a caldo, una prima impressione su questa manifestazione che vi vede per la prima volta presenti. È una bella manifestazione, ci sono ottime squadre, è stato organizzato molto bene, posso dire buon torneo secondo me, un ottimo torneo. Ecco, come si svolge invece la vostra attività a Roma, come siete organizzati, gli allenamenti, le varie categorie, ecco, come è strutturato il lavoro della Lazio in questo campo, in questo settore, diciamo, in questa categoria? E noi ci alleniamo 3 volte a settimana, più poi giochiamo il sabato e la domenica, lavoriamo molto sull'individuale, sulla tecnica, io sono un ragazzino che lavora molto sulla tecnica, diciamo tecnica, dominio, insomma quello che ci richiede la società. Ecco, il punto di vista invece, la considerazione che c'è da parte della società Lazio, ovviamente da parte del presidente Lotito e dei vari collaboratori, ci sarà sicuramente un responsabile, un direttore sportivo, ecco, com'è la considerazione nei vostri confronti? Ci crede la società? La società ci dà massima fiducia, ci credono molto, ci hanno scelto apposta per fare un grosso lavoro. Il direttore nostro Bianchessi è un ottimo, sono 40 anni che sta in questo mondo, ci dà molti insegnamenti, ci crede in quello che fa, speriamo di ripagare la sua fiducia. Grazie al mister Iannuzzi, arrivederci, sarà per la prossima stagione, il prossimo anno, arrivederci, bocca al lupo. Thank you.
dai, muoviamoci, oh. Ci dai. Muoviamo un po', dai. Come stai? Giochiamo primo tempo, secondo tempo, come dire. Partiamo con un altro e seguiamo con l'altro. Siamo bene, Cattina, Galizia, Dovete correre di più. Dovete correre a
la fai. Dai, no, non volare. Non volare. Cicconi Marco, allenatore della Veregrenze, alla prima apparizione in questa Friends Cup 2019. Un parere innanzitutto sull'organizzazione, un giudizio che vi vede anche coinvolti in modo, diciamo, principale, perché siete arrivati alle semifinali, quindi un grosso traguardo per una società come la vostra. Complimenti, ecco, un giudizio generale su quello che tu hai constatato in questi due giorni, diciamo, che non sono ancora terminati. Beh, allora, chiaramente c'è da fare un grosso complimenti a Potenza Picena per questo torneo, persone disponibili e pronte a dare sempre aiuto a noi società che veniamo qua per svolgere questo torneo. È una immensa soddisfazione il fatto di stare in semifinale, anche perché avevamo sul girone squadre come Roma e Lazio, quindi battere la Lazio è già un grosso risultato. Esatto, complimenti ai ragazzi, perché veramente ci hanno dato un immenso piacere. Ecco, Veregrenze, se non erro, unico settore giovanile di Montegranaro, oppure ci avete altre realtà? No, è l'unico. Ecco, come è strutturato, come vi siete organizzati, come è, diciamo, il vostro modo di lavorare, come siete organizzati? Guarda, noi siamo solamente settore giovanile, quindi non c'è la prima squadra, e il nostro lavoro è di portare i ragazzi agli allievi, dove poi possiamo, diciamo, lavorare su di loro e creare dei giocatori per poi passarli, chiaramente, purtroppo ad altre realtà, e questo magari è un piccolo nostro piccolo neo, però sicuramente, come già in passato è accaduto con diversi calciatori, formiamo i ragazzi in maniera davvero ottima, e penso che nel Fermano siamo una realtà ben consolidata. Grazie.
Dai, che è una bella pittura, dai!
Ritorniamo in diretta con la radiocronaca della finalina fra settimo e ottavo posto fra Lazio in maglia Amaranto con una borda striscia blu celeste e la Calcio Mania Bari maglia bianca, maglia pantaloncino bianco, la banda verticale blu. Punizione per il Calcio Mania con il numero 17 che si appresta alla battuta. E calcio di punizione che viene battuto in questo istante. Vediamo se gioca per la settima e ottava posizione. Siamo nelle battute delle finaline. A Lazio che cerca di ripartire con il numero iniziativa personale da parte di Makiwa che allarga per D'Agostino, figlio dell'ex giocatore di Roma e Udinese, figlio d'arte D'Agostino Giuseppe 2009. Ricordiamo che nella Lazio oltre a D'Agostino c'è il nipote di Marco Materazzi, il numero 11 Gianfilippo, e Makiwa Michel che è il figlio di Makiwa che ha giocato anni fa nella Lazio. Eccolo qua, proprio lui perde il pallone, gran tiro dalla distanza, ribattuto Materazzi, però va a commettere fallo sul giocatore della Calcio Mania, quindi ci sarà un calcio di punizione in favore della formazione pugliese. Battuta in questo istante, c'è l'intervento del numero 15 che interrompe l'azione del Calcio Mania. Ancora la Lazio in avanti, c'è l'intervento però in anticipo di un giocatore del Calcio Mania, numero 17, ha la meglio, cerca di provare a incunearsi in area ma viene interrotto. Ripartono i laziali con il numero 8 Cappuccini Samuele, però anticipato il capitano pure della formazione romana. Ancora Lazio che viene in avanti nel tentativo di porre qualche pericolo, Materazzi tutto solo, però viene, la palla scorre via, non riesce a controllarla, il portiere del Calcio Valilla la rimette in gioco, ma sempre Lazio a riprendere il possesso della sfera. C'è fallo di Materazzi, giovane nipote del campione del mondo Marco. Lungo lancio a pescare un attaccante del Calcio Valilla Bari che viene in avanti. La Lazio però riprova a ripartire sempre sull'out di sinistra con Makiwa, interrotto il passaggio, ripartono i pugliesi. Ancora il Calcio Bari che cerca di venire in avanti. Partita che rimane inchiodata sullo 0-0, ricordiamo è una finalina per la settima e ottava posizione. Sale l'iniziativa D'Agostino, interrotta però ancora calcio Valilla in avanti.
il tiro debole da parte di Cappuccini, non ha problemi il portiere pugliese ad agguantare la sfera e a far ripartire la propria azione. Palla che rimane preda della formazione laziale. E ancora un'altra iniziativa di D'Agostino, sempre molto mobile. Giocatore che fino a questo momento ha cercato di spingere di più per i propri. Iniziativa ancora della Lazio, siamo sull'angolo del campo, ancora pugliesi in avanti, coprono però bene laziali con Macchiarella che riesce a riconquistare un fallo laterale a suo favore. Ripartono con D'Agostino, ennesima iniziativa personale interrotta prontamente dai pugliesi. Ancora Makiwa mobilissimo sull'out sinistro, chiude la formazione pugliese del calcio balilla, che non riesce però ancora ad imbastire una pericolosa azione. Sempre Lazio che ha il possesso della sfera, interrotta nuovamente, cercano di ripartire in contropiede i pugliesi. Attenzione a questa iniziativa personale, palla che si alza di poco sopra la traversa. La prima conclusione in porta della gara da parte dei pugliesi in maglia bianca. Ancora calcio Bari, calcio balilla Bari, avanti, conclusione pericolosa, buona iniziativa, 1-2 che non trova però effetti sperati, però bella iniziativa, lo andiamo a rivedere anche al nostro replay, la regia ce lo regala. Prima iniziativa seria dunque degli pugliesi in maglia bianca del calcio balilla. Lazio che cerca di venire in avanti, Materazzi 1-2 che non si concretizza per l'interruzione del numero 5 del calcio balilla, che non va a interrompere questa azione. Non c'è nemmeno il corner come sperava Materazzi. Fallo, c'è una spinta fra i due, attenzione, momento un attimo di momento fra i due particolari in campo, ci sono state delle spinte subito però sedate. Ancora una volta c'è qualche battibecco fra Materazzi della Lazio e un giocatore del calcio balilla Bari. Interviene immediatamente il signor Borsella, arbitro della sfida, a riportare la calma in campo. Sfida accesa in questi minuti. Ancora una conclusione da parte del numero 10 D'Agostino, che però si perde fra le mani del portiere del calcio balilla, che cerca di ripartire. Sempre 0-0 in questa finalina nel campo A fra Lazio e calcio balilla Bari. Ricordiamo che siamo in diretta streaming, nona edizione della Friends Cup, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Union Potenza Picena Calcio. Si ringrazia ovviamente i due sponsor della manifestazione, la Kobo e la King Sport, che hanno dato veramente una grossa mano per la riuscita di questa bellissima manifestazione, che dura da ieri e si concluderà nel tardo pomeriggio di oggi. Lazio in avanti, D'Agostino a tagliare sul secondo palo, non interviene Makiwa, che forse è partito con un soffio di ritardo. Lazio pericolosa, anche se non si sblocca il risultato, che rimane inchiodato sullo 0-0. D'Agostino, fallo su di lui. Molto bravo questo D'Agostino, figlio d'arte, lo ricordiamo, figlio di Gaetano D'Agostino, ex giocatore dell'Udinese, e fu anche giocatore della nazionale, fece diverse comparse anche nella nazionale maggiore. Lazio è farcita da figli di Big. Ecco D'Agostino, lunga, alta la sua conclusione,
dicevamo, Lazio in campo con diversi figli d'autore, insomma figli d'arte. Calcio Balilla che cerca di venire in avanti, si interrompe sul nascere però l'iniziativa della formazione pugliese, riparte la Lazio. Roma in vantaggio 1-0 sul Pizzai Mazzurro, marcatore numero 9 in blocco. Dall'altra, sull'altro campo c'è il vantaggio della Roma sulla Free Time Azzurro Levante Bari. Ripartono i pugliesi con il lungo lancio del portierino. Ancora il numero 11. Lazio in avanti, Materazzi viene però contrastato e va a guadagnarsi un calcio d'angolo per la formazione della Lazio. D'Agostino ancora una volta lui sul punto della battuta, si posizionano in avanti le torri della Lazio, cross al centro, palla che attraversa tutta l'area di rigore, non riesce però nessun giocatore bianco-azzurro oggi, mai Amaranto a ribadire in rete, arriva la ripartenza del calcio Balilla Bari, c'è un fallo ai danni del numero 2 della Lazio, Macchiarella, punizione decretata in favore dei biancocelesti. Funziona ancora. Viene in avanti la Lazio. Finisce il primo tempo, se non erro, sì. Quindi 0-0 fra Lazio e Calcio Balilla in questa finalina per il settimo e ottavo posto. Raddoppio Roma nel campo B. 2-0 della Roma sull'azzurra Free Time Levante Bari. Mentre nel campo dove noi siamo in diretta, il campo A, sempre 0-0 fra Lazio, Calciomania 0. Ricomincia il secondo tempo, calcio d'inizio affidato alla Lazio, 0-0, non si è sbloccato il risultato, la Lazio ha giocato meglio ma non è riuscita a trovare il gol, iniziative anche importanti e interessanti del calcio Balilla Bari che ha avuto una buona opportunità alla metà del primo tempo con una conclusione finita di poco al lato che poteva mettere in serio difficoltà la formazione la Lazio che si appresta al calcio d'inizio. Battuto in questo istante. Buon lavoro da parte dei pugliesi che vengono in avanti in questa ripresa. Sempre 0-0, ricordiamo il punteggio parziale di questa finalina che dovrà decidere la settima e ottava posizione in questa manifestazione.
Ancora Lazio, calcio balilla in avanti, il suggerimento però troppo profondo, si perde sul fondo, quindi scusate il doppio gioco di parole, comunque lancio che non raggiunge nessun elemento della formazione bianca. Riparte la Lazio che viene in avanti. Ancora un'iniziativa di Lori. Greco, tiro di Greco da lontano, dalla distanza, non ha problemi il portiere della calcio balilla Bari ad agguantare la sfera. Ripartono i pugliesi in questo secondo tempo con questo fallo laterale, vengono in avanti, cercano di mantenere il pallone in campo, non ci riescono, non si sblocca il risultato in questa finalina. Lazio e calcio balilla sono sempre inchiodate sullo 0-0. Partita abbastanza nervosa in campo, nonostante la verdissima età dei ragazzi, sono stati diversi episodi non proprio piacevoli, però tutto nella norma, tutto controllato dal signor Borsella che sta arbitrando in modo egregio. Si propone in avanti la Lazio, conclusione però da dimenticare di Tomassetti che va alta sopra la traversa, riprende il gioco il calcio balilla Bari. Iniziativa numero 17 che va a guadagnare un calcio d'angolo, si fanno vedere i pugliesi anche in questa circostanza dalla bandierina, battuto al centro, il portiere D'Insanto non trattiene, poi c'è l'ennesimo interruzione del signor Borsella per un fallo ai danni del numero 3 di Raimo da parte di un giocatore del calcio balilla Bari. Lazio cerca di imbastire una nuova azione, ancora riparte con una buona iniziativa da parte di Bamba, fermato però dalla difesa del calcio balilla Bari. Corner per la Lazio, l'ennesimo dell'incontro. Sono stati nel frattempo nei cambi, ovviamente nel corso del primo tempo. D'angolo battuto troppo profondo, il portiere non ha alcun problema ad agguantare la sfera, fa ripartire una nuova azione per i suoi, riprende però il possesso della sfera la Lazio. Punizione a favore della Lazio ancora. Attenzione al calcio balilla Bari in avanti, conclusione ribattuta da un difensore della Lazio, ma la palla rimane preda dei pugliesi che hanno una buona opportunità. Non è riuscito a battere a rete il numero 7, disturbato dall'intervento provvidenziale del difensore della Lazio che cerca di venire in avanti. Tomassetti anticipato, poi c'è numero 9 Lori che non riesce a controllare la sfera. Attenzione a questa iniziativa del numero 7 dei pugliesi, chiusura eccezionale di Greco e corner per i pugliesi. Partita piena di calcio d'angoli, però che non hanno provocato nessun effetto fino a questo momento, visto che il risultato è inchiodato sullo 0-0. Calcio d'angolo al centro,
alla presa dal numero 6 Tomassetti. Si gioca davanti all'area di rigore della Lazio, che cerca di venire, di proporsi in avanti. C'è una importante iniziativa sull'out di destra, però prontamente fermata da parte della Lazio. Dilaga la Roma nel campo B intanto sulla free time azzurra Levante Bari. Bamba in velocità non riesce però a superare, intervento provvidenziale di un giocatore della Calcio Balilla Bari, che cerca di venire via in contropiede. Roma 3, Quintana Torre 0, marcatore per la Roma il numero. Si dispone in avanti la formazione laziale. Cerca di una spinta, ma l'arbitro lascia giocare. Si ripropongono i baresi. 1-2, interessante. Siamo in zona porta avversaria. Palla al centro, è tutto solo. Spreca clamorosamente la palla del possibile vantaggio il numero 8 del Calcio Balilla Bari. Clamorosa azione fallita. La rivediamo. Tutto solo davanti al portiere D'Insanto. Non riesce ad inquadrare la porta. Vicinissima al vantaggio la formazione in maglia bianca del Calcio Balilla. Attenzione a Bamba, sempre molto pericoloso nell'uno contro uno. C'è un fallo sullo stesso Bamba, che va ad andare a battere questo calcio di punizione. Siamo quasi alla fine di questa gara. Rimane sempre il risultato di parità. Punizione per la Lazio in posizione invitante. Ah, calcio da dimenticare. Palla termina fuori, ripartono i pugliesi. Lungo lancio. Iniziativa interessante del Calcio Balilla, che cerca di venire in avanti. Punizione a favore della Lazio per un intervento falloso di un giocatore in maglia bianca. Lungo lancio. Intervento prontamente deviato. Buon lavoro di Tomassetti, che viene in avanti, guadagna campo, lancio in profondità a cercare Lori, ma è... attenzione, palla persa! Palla persa in una situazione veramente di campo invitante, errore grave da parte di un giocatore del Calcio Balilla. La Lazio non ha però sfruttato l'occasione, ha fallito in modo importante la possibilità di portarsi in vantaggio. Corner. Attenzione dalle retrovie, arriva il numero 3 di Raimo, traversa piena che dice no al giovane calciatore bianco-celeste. E quindi 0-0 ancora il risultato, non cambia, sfortunato qui il numero 3 della Lazio. Attenzione a questo contropiede del Calcio Balilla, ancora di Raimo. Bamba cerca di servire un compagno, lancio, servizio però fuori misura, palla che termina in fondo con forse una deviazione. Sì, c'è stata una deviazione, ci sarà un altro calcio d'angolo già battuto. Tomassetti la mette, cerca una conclusione però ribattuta, pronta ripartenza Bari, Calcio Balilla. C'è una spinta non ravvisata, ripartono i laziali, Tomassetti, Bamba, ancora lui cerca il controllo, gran conclusione!
E ottima risposta davvero dal portiere del Calcio Balilla, bravissimo nell'occasione a volare e a deviare in corner una conclusione velenosa e anche assai pericolosa di Bamba, fra i migliori in questa ripresa. Corner battuto, corto dentro il portiere, ripartenza Lazio, Calcio Balilla dico, correggo. Bamba ancora al centro per Lori, l'intervento della difesa pugliese che allontana, l'ennesima ripartenza dei pugliesi con il numero 7, c'è un fischio da parte del signor Borsella, dovrebbe esserci stato un fallo da parte del giocatore della Lazio addirittura, e c'è un calcio di punizione per il Calcio Balilla Bari, la posizione davvero invitante, vediamo chi si incaricherà della battuta. Vediamo chi si accingerà, il numero 9. Conclusione troppo alta. 0-0 ancora fra Lazio e Calcio Balilla Bari, non si è sbloccata ancora la partita nonostante ci sono state diverse occasioni da ambo le parti, poco al termine, nel frattempo è finita la partita fra Roma e Levante Azzurro, il tiro che accarezza il palo, bella conclusione del numero 9 e finisce proprio in questo istante 0-0 fra Lazio e Calcio Balilla. Andiamo a rivedere la conclusione prima di Bamba con la traversa sfortunato e la bellissima parata del portiere del Calcio Balilla, veramente un grande intervento da parte del portierino della Nazione Pugliese. Questo è l'ultimo highlight della gara con il numero 9 che sfiora il palo. Ci saranno i calci di rigore per decidere la settima posizione tra Calcio Balilla e Lazio, quindi rigori per assegnare la settima squadra classificata in questa nona France Cup. Vediamo dove saranno calciati i 5 rigori previsti. Li seguiremo ovviamente in cronaca diretta, come stiamo facendo da circa 3 ore e 5 minuti. Nel frattempo ringraziamo tutti i nostri spettatori e chi anche ha lasciato dei commenti nella pagina apposta. Primo calcio di rigore, Marchitelli dal dischetto per la Calcio Balilla Bari. Si aspetta il fischio del signor Borsella, il primo rigore. Si attende arriva in questo istante il calciatore del Calciomania. Marchitelli, numero 5 dal dischetto contro il portiere D'Insanto, parte il tiro, alto! Sbaglia il numero 5 Marchitelli, quindi primo errore della gara. Tocca alla Lazio. Il tiro e il gol da parte del numero 10 D'Agostino, 1-0 Lazio sul Calcio Balilla Bari. Figlio d'arte del numero 10 laziale, figlio di Gaetano. Numero 8, 1-0 Lazio, la tocca di nuovo al Calcio Balilla con il numero 8. Il suo tiro centrale, Castronati pareggia i conti. 1-1, Mastronardi Nicolas il pareggio. Tocca la Lazio. Numero 5, Petruzziello Matteo dal dischetto. Tiro di Petruzziello, palo!
palo, il palo dice no al giovane calciatore della Lazio, quindi 1-1, tutto da rifare per i biancocelesti. Terzo calcio di rigore per il Calciomania, sul dischetto va il tiro del numero 17, il gol che riporta in vantaggio il Calciomania, esattamente Gini Cristian. 2-1 calcio Ballella in vantaggio sulla Lazio, che ora ha la possibilità di pareggiare i conti con il numero 3 di Raimo. Parte il tiro di Raimo, gol. Mania. 2-2, calcio Mania di nuovo dal dischetto, 2-2 il risultato, il numero 3 al dischetto, il tiro, bella per rigore, palla da una parte e portiere dall'altra. 3-2 calcio Mania, marcatore numero 3 Galizia, tocca la Lazio con il numero 4 Greco, che spiazza letteralmente il portiere che rimane fermo. Parità in questi calci di rigori fa Lazio e calcio Mania. Decisivo gli ultimi tiri dal dischetto, il numero 9 del calcio Mania, Sansonetti, il tiro parato dal portiere d'Insanto, fallisce quindi il rigore, il numero 9 d'Insanto, dispiaciuto ma coccolato comunque dal proprio mister. È decisivo ora numero 6 Tomassetti dal dischetto, non può fallire in caso di gol. Lazio settima classificata di questo torneo, il tiro e il gol! È il gol che sancisce la settima posizione per i biancocelesti. Abbraccio doveroso per questo ragazzino della Lazio. Quindi Lazio, SS Lazio settima classificata, ottava classificata, calcio Mania Bari. Classifica seguente, dodicesima Potenza Picena, undicesima Senigallia, decima Fermana, nono di gruppe, ottavo calcio Mania, settima Lazio, questa è la classifica parziale, sesta Free Time Azzurro e quinta Roma. Nel pomeriggio ci saranno le gare decisive, le semifinali, si riprenderà con Inter Veregrenze alle 15.30 nel campo di nostra, dove noi andiamo in diretta, quindi seguiremo l'Inter alle 15. Alle 15 seguiremo Inter Veregrenze, quindi l'appuntamento è rimandato a più tardi. Alle 15 saremo di nuovo online, di nuovo in diretta, scusate, con l'Inter Veregrenze per la fase finale di questa nona France Cup qui a Potenza Picena. È tutto per il momento. Thank you.